Dopo aver cantato The Hardest Part sotto casa di Lisa con una giacca bianca, una maglia e dei pantaloni neri, dei Ray-Ban fasulli comprati da un turpe venditore dell'Azzercoso nei pressi di Castel dell'Ovo e un gatto morto in testa castano chiaro e ricciolino, Mr. X attese impaziente l'arrivo della sua adorata farfallina abruzzese, che nel frattempo stava scendendo in strada per raggiungere lui e l'Avi, che alle sue spalle aveva imitato il chitarrista dei Coldplay. Mentre i vicini di casa della ragazza avevano cominciato a lanciare contro di lui qualunque cosa capitasse loro a tiro, anche un frigobar con tanto di bottiglie di spumante ben sguazzate da far esplodere al contatto col suolo, lui si lanciava in vari inchini simili a quelli di Paolo Bonolis in Avanti un altro. Pochissimi istanti dopo, Lisa, che sotto la giacca di jeans indossava semplicemente la canottiera del pigiama e comunque sotto aveva semplicemente un paio di pantaloncini corti, anziché abbracciare lui che ci aveva messo la faccia e stava palesemente rischiando la vita per un'innocente serenata, corse ad abbracciare Lavi sotto gli occhi basiti del suo pretendente. È stata un'idea bellissima! Come ti chiami? Lavi Adamus, sono greca e studio qui in Erasmus. Che fortuna! Hai scelto proprio uno stato perfetto per le tue esigenze. Capita a tutti. Comunque, l'idea migliore che abbia mai visto, ma come ti è venuto in mente di travestirti da Johnny Backland? Beh, io e quell'altro dovevamo interpretare Coldplay, era la sua idea per poterti conquistare di nuovo ed io naturalmente l'ho assecondato. Sai, sono un'appassionata di travestimenti. Brava, brava. Nel frattempo le due ragazze continuavano a parlare amorevolmente fra loro, come se fossero due vecchie amiche, mentre Mr. X dentro di sé covava una rabbia sempre più crescente. Così cominciò a dimenarsi nel disperato tentativo di attirare l'attenzione di Lisa. Senti una cosa, visto che qua la situazione è un po' troppo calda, ti andrebbe di venire su a casa? Molto volentieri, mi accontento di dormire sul divano, posso assicurarti che non sporco. Umorismo greco? Pensavo che fuori dal Peloponneso e dal sud di Cipro non ridesse nessuno per queste battute. Ho parenti da quelle parti, so bene che tipo di battute vi fanno ridere. Alla fine Mr. X gettò a terra il gatto morto in testa e la giacca da Chris Martin. Prima di andare via, prese Lisa e la mise spalle al muro, tenendola per le braccia. Ascoltami bene, cara la mia infogliata. Io non so a che razza di gioco stai giocando, ma sappi che a me non piace per niente. Io ho avuto l'idea di cantarti The Hardest Part vestito da Chris Martin. Io ho deciso di spararmi questa figura di merda. Io ho rischiato la vita rischiando di vedermi lanciato qualche comodino contro per questa serenata. Io mi sono sorbito 10 ore di lezione per capire come si muove il cantante dei Coldplay per non sembrare Gianni Morandi quando canta Non sono degno di te. Io ho fatto tutto, non lei. Lei non ha alcun merito se non avermi dato l'idea di fare questo stramaledetto cosplay. Ti auguro ogni bene, adesso me ne devo andare. Mister X se ne andò a testa bassa, andando a riprendere la macchina per tornarsene al Roccatore del Greco. Lisa e Lavi lo guardarono attonite. Dici che ho ferito i suoi sentimenti? Un poco, ma credo che si riprenderà presto. Tu credi? Se fosse veramente incazzato, t'avrebbe preso a calci. Probabile. Andiamo su. Sarà anche calda lì sotto, ma qua comincia a fare un po' troppo fresco per le mie gambette nude. E mi sembra giusto. E fu così che Lavi e Lisa andarono al piano di sopra. La ragazza greca, come detto in precedenza, rimase a dormire sul divano nell'appartamento della farfallina abruzzese. Mister X, dopo aver raggiunto la macchina, ritornò in perfetta solitudine al Roccatore del Greco, ascoltando le vaccate di Nino Mazzarino e Silvia Annichiarico in radio per distrarsi.